Ciao a tutti, benvenuti sul canale della Piccola Biblioteca di Montagna. Oggi vi presento Natura Morta, il primo dei romanzi della serie di Armand Gamache, di Louise Penny, che è un'autrice canadese molto conosciuta nel mondo anglofono, ancora poco pubblicata in Italia, se ne è fatto carico ultimamente Stile Libero di Einaudi. Il primo thriller di questa serie, quella dedicata all'ispettore capo Armand Gamache, è stato pubblicato nel 2005 in Canada e in Inghilterra. Il romanzo Still Life, adesso vi faccio vedere, ecco, la copertina è questa, Natura Morta, è ambientato nel mitico villaggio di Three Pines. Perché dico mitico? Perché lo capirete durante queste spiegazioni che vi farò attraverso i miei podcast, lo capirete se andate a cercare su Google, lo capirete soprattutto leggendo. La scena del crimine appare subito nelle prime pagine. La prima persona che incontriamo, che impariamo a conoscere, è proprio la persona che è stata uccisa, Jeanne, che è una maestra in pensione, direttrice del coro del paese, amatissima, il cui cadavere viene ritrovato nel bosco subito dietro al villaggio da un passante durante la stagione dell'apertura della caccia al cervo. Quindi si parte pensando a un incidente. L'omicidio avviene il giorno prima, la sera prima della festa del ringraziamento. È un po' come se qualcuno avesse ucciso Miss Marple, in verità, perché le assomiglia Jeanne, è affaccendata in tutte le cose del paese, è molto amata in quanto maestra, ma si immagina anche che sia stata in passato temuta, è un po' impicciona, ma in realtà è molto lucida, molto razionale, e dopo di lei compare Poirot, cioè l'investigatore. La seconda persona di cui facciamo conoscenza è proprio Armand Gamache, il capo della Sûreté del Québec. Le somiglianze finiscono qui. I rimandi si concludono perché sono personaggi diversi, sia da Miss Marple che da Agatha Christie, così come è diverso il villaggio. Three Pines non è St. Mary Mead. Subito dopo la scena del crimine incontriamo quelli che sono poi i personaggi fissi di tutta questa serie, che oramai conta 18 romanzi in Canada e in Inghilterra e in Francia pochi di meno. Incontriamo i coniugi Morrow, Clara e Peter, e il loro amico d'infanzia, l'amico d'infanzia di Peter, che è Ben Hardley. Incontriamo il braccio destro di Gamache, che è Jeanne Bouvard, e Rain-Marie, che è la moglie di Gamache, di Armand. Incontriamo i loro figli, non tanto in questo romanzo, ma nei romanzi successivi. Qua vengono solo evocati Daniel e Ni, e poi faremo conoscenza anche dei nipotini di Rain-Marie e di Armand. Incontriamo Ruzzardo, che è un personaggio molto particolare, è una poetessa che ha vinto premi internazionali, quindi molto conosciuta, molto brava, che vive in questo villaggio ed è un personaggio veramente incredibile, al limite della follia, dell'antipatia, eppure nonostante la sua arroganza, la sua prepotenza, piano piano impariamo ad amarla. E anche Armand, che ha subito uno scontro in questo romanzo, abbastanza, come dire, violento, a parole ovviamente, tuttavia finirà poi per rivolgersi spesso a lei, e quando scoprirà chi è effettivamente, capirà insomma di aver
che è la persona di cui lui ha imparato quasi tutte le poesie a memoria, perché Armanda è un grande appassionato di letteratura e la letteratura è presente in questo romanzo, insieme all'arte, che è ancora più presente, e alla musica. Ruzzardo è anche un'alcolizzata, ma questo non le impedisce di valutare con lucidità sia i fatti che le persone. Poi incontriamo Olivier Brulé e Gabriel Dubois, che sono i gestori dell'unico bistrò del paese e anche del bed and breakfast, e sono compagni di vita. Infine incontriamo Mirna Landers, che è la proprietaria della libreria adiacente al bistrò e che anche lei ha una storia particolare, come tutti questi personaggi. Non sono solo questi, diciamo, gli ospiti fissi della serie. Questi sono quelli più importanti, più centrali. Questi personaggi sono diversi l'uno dall'altro, svolgono mansioni diverse l'uno dall'altro all'interno del paese e nella vita, e tuttavia hanno in comune tra di loro una cosa ben precisa. Tutti sono venuti a vivere a Three Pines cercando una seconda occasione, un modo di vita differente, e cercando anche rifugio. E Three Pines è per eccellenza il luogo del rifugio, e per eccellenza perché non solo perché è un piccolo paese isolato da tutto, ma non è presente sulle mappe catastali, no, e sulle mappe geografiche, non è presente nemmeno, non lo si trova nemmeno cercando su Google Maps, ma soprattutto ha una storia antica di protezione, indicata proprio da questi tre pini che si ergono nel mezzo del paese, ai lati del parco, di fianco al laghetto, attorno al quale sono costruite le case e i piccoli, pochi negozi. Perché sono un rifugio? Perché sono un simbolo. La vicenda si svolge nel nostro presente, affrontando il tema della corruzione pervasiva, affrontando vari temi, tra cui quello della corruzione pervasiva, del traffico internazionale di droghe, dei vari cartelli, di chi si sente diverso perché lo è fisicamente o psicologicamente rispetto alle aspettative della società attuale, agli appetiti materiali o meno del mondo occidentale, e arriva a trattare nel terzultimo libro della pandemia, più che della pandemia, diciamo della post-pandemia. Un altro tema presente è quello della natura, insieme a quello dell'arte di cui vi ho già parlato, la natura selvaggia del Quebec canadese, che si contrappone in qualche modo alla politesse degli abitanti del villaggio. Cosa significa? Politesse è una parola francese e qui è usata per indicare civiltà in senso lato. Quindi la natura bellissima ma pericolosissima del Quebec, che è in perenne contrasto, in perenne lotta con la politesse degli abitanti, che sono, proprio perché abitano in un posto lontano da tutto, sono tra di loro solidali, amici, abituati a prendersi cura l'uno dell'altro nelle emergenze. Tuttavia, all'interno di questo mondo apparentemente idilliaco e perfetto, non mancano le ombre. Non manca la malvagità, l'avidità, la cattiveria, che porteranno poi appunto a degli omicidi. Dopo la descrizione del crimine, tornando al romanzo di cui volevo parlare, i lettori partecipano a un comitato artistico per organizzare una mostra di quadri, di opere d'arte, che è sì un comitato di paese, ma in realtà ha ben poco da invidiare ai comitati che dirigono le grandi gallerie di Montreal soprattutto, ma anche di New York, perché New York non è poi così lontana.
proprio a Trepine, a 4 km da Trepine, veniamo a scoprire che corre il confine con il Vermont, e questo confine tornerà più volte, sia per quanto riguarda il traffico di droga, ma anche per altri motivi. E gli Stati Uniti sono a due passi, e questo è uno dei temi che entrano e escono dai romanzi. Dopo questa scena del comitato artistico che deve decidere se ammettere o no delle opere d'arte, mentre intanto l'inchiesta prosegue cercando di capire chi possa aver ucciso questa maestra, apparentemente un personaggio a un certo punto dirà a Gamache: ci penso, ma non mi viene in mente nessuno che possa volere, che abbia potuto volere la sua morte, no? E l'autrice fa fare una riflessione sul fatto che chi ha avuto, chi è stato buono nella sua vita, in teoria nella nostra testa non dovrebbe mai morire di morte violenta, ma Gamache sa che non è esattamente così che funzionano le cose. Dicevo, subito dopo questo comitato assistiamo a un evento che è avvenuto prima dell'omicidio di Jeanne, tant'è che Jeanne è copartecipe, diciamo, di questo evento, e cioè un'aggressione, la prima in realtà dopo 12 anni che loro vivono lì, aggressione omofoba che viene fatta a Gabri e a Olivier. È un'aggressione infantile fatta da tre bulli di paese, tre ragazzacci. Jean c'entra perché ne riconosce due, anche se erano tutti mascherati, e li blocca, li ferma, e loro scappano perché sanno di essere stati riconosciuti dalla loro maestra. E questo si pone insieme alla caccia al cervo come un ulteriore motivo di omicidio, anche se appare subito piuttosto, come dire, non solido, no? Perché insomma, che dei ragazzini, sia pure dei bulli, che fanno quello che fanno nei confronti di due persone dello stesso sesso che vivono insieme e vandalizzano in parte il loro locale, non si spiega, non può comunque portare fino a un omicidio. In realtà tutto il villaggio si stringe attorno a Gabri e Olivier, aiutandoli a ripulire, a rimettere in ordine, e addirittura il padre di uno dei ragazzi lo accompagna a scusarsi. Quindi in realtà nel male, di nuovo, il paese svolge la sua funzione di controllo sociale. Cosa dirvi altro? Non vi voglio certo raccontare più di tanto la trama del thriller, quindi torno così su delle considerazioni generali che sono di carattere più sociologico. Tutta la saga, perché con 18 romanzi direi che di una saga si tratta, di Louise Penny gioca molto sul contrasto tra luce e ombra, tra amicizia e malvagità, tra collaborazione e narcisismo e voglia di protagonismo personale. Le ombre vengono accentuate dalla luce, anche la luce proprio bella, fisica, di questo paesaggio canadese, ed emergono in certe situazioni particolari, facendo anche venire fuori il tema di come vivere all'interno di una società che di fatto è molto complessa. I contrasti in Quebec sono anche di carattere linguistico, come scopriremo leggendo, tra il mondo anglofono e il mondo francofono, tra gli indipendentisti che vogliono il Quebec staccato dal Canada anglofono e gli statalisti che invece vogliono che il Quebec resti in mano al Canada che è francofono.
Un altro dei contrasti su cui si gioca questa serie di romanzi è il contrasto tra città e campagna. La campagna alla fine risulta in qualche modo vincitrice, però la città è vicina, nel bene e nel male. Il bene è l'arte, la cultura, e del resto tutti questi personaggi in qualche modo sono dei cittadini che sono venuti via da Montreal, dalla grande città, proprio per cercare rifugio, ma hanno importato nel mondo rurale quella che è la loro, appunto, politesse, il loro modo colto di affrontare le situazioni. Cos'altro dire? Quando finirà il romanzo vedrete che vi spiacerà andare a bere da Three Pines, ma è bello perché possiamo rientrarci quando vogliamo, finché almeno Louis Penny continuerà a raccontarci il presente attraverso i suoi romanzi, usando la forma del thriller. Io vi saluterei qua. Spero di avervi fatto venire voglia di leggere questo primo romanzo. Tra una settimana vi parlerò del secondo romanzo, vi parlerò uno per uno di tutti e cinque, perché oramai sono solo cinque dei 18 che la Penny ha scritto e che sono stati tradotti in italiano. Cercherò di, se volete, potete trovarli sia nelle librerie, perché ho visto che nelle librerie un pochino più grandi e magari meno commerciali si trovano, o comunque li si possono ordinare, quelli in inglese e quelli in francese. Io non conosco, avrete capito anche dalla pronuncia, non conosco bene l'inglese, quindi li ho letti in francese. Quelli in francese sono già molti di più pubblicati, però appunto, ripeto, li trovate sia online che nelle librerie. Vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato. Se volete iscrivermi al canale mi fate contenta, se volete mandarmi dei commenti anche, sono disponibilissima a rispondere per quello che posso. Vi abbraccio tutti, ciao!